Eccoci qua, un altro video, altro giro, altro programma. Nel video precedente abbiamo parlato, io ho sottoscritto, di dove bisogna moderare in modo particolare la velocità. Abbiamo visto, ricordiamoci, facciamo le frescate veloci, centri abitati, incroci, passaggi stretti, edifici che fiancheggiano le strade, curve, d'osso, insomma, dove bisogna, di notte, traffico, tutti i casi in cui bisogna moderare particolarmente la velocità. Adesso andiamo a vedere casi in cui bisogna proprio fermarsi, ad esempio un pedone tarda a scansarsi. Se io ho un pedone che attraversa e lo voglio superare, se questo ci ripensa e torna indietro, lo asfalto! Quindi, pedone, aspettate pazientemente, anche se poi, poverino, è anche un disabile, quindi agevoliamo il passaggio, fermiamoci. Lo stesso quando abbiamo problemi di visuale, in questo caso l'abbagliamento del sole, animali che danno segni di spavento. Certo, perché? E beh, insegnateli il corso della strada a questi e poi voglio vedere come viene fuori questa parola. Ecco, diventa difficile, quindi bisogna fermarsi, cercare di capire cosa vogliono fare e poi riprendere la marcia. Naturalmente dove c'è da dare la precedenza, dove il passaggio diventa difficile. Allora, abbiamo visto che bisogna rallentare, se poi ci accorgiamo che un passaggio stretto non si riesce a passare, fermiamoci. Fermiamoci e poi uno dei due decidiamo cosa deve fare, se serve uno può anche tornare indietro. Quindi questi sono casi in cui non basta rallentare, proprio bisogna fermarsi, è inutile cercare di insistere. Se c'è un passaggio stretto ci accorgiamo che non c'è possibilità, ci si ferma, punto. Poi da lì, da fermi, naturalmente si traggono le varie conclusioni, ok? Quindi mi raccomando, anche per i pedoni c'è sempre la tendenza di girargli intorno. Non lo fate, perché se questo ci ripensa un attimino, gli cade qualcosa, si ferma lì e voi lo asfaltate, va bene? Bacio, quiz ragazzi, se avete qualcosa da chiedere, chiedete qua sotto, iscrivetevi, like ovviamente alla pagina su Facebook e di YouTube. Bacio a voi e alla prossima, ciao!